occupate le prime file, anzi la prima in modo particolare. Così ci guardiamo in faccia. Almeno. Venite, venite avanti, venite avanti. Il prezzo è sempre lo stesso. Teresa Papaleo è chiamata all'appello, venga. Le abbiamo riservato un posto in prima fila. Sì. Bene, siamo pronti, possiamo iniziare. Sempre qua la sera. Franco Martino, sei pronto? La ripresa è avviata. Okay, ti stanno sentendo da 3 minuti. Perfetto. Quindi. Allora, buonasera a tutti. Aspettiamo che questi tumori molesti spariscano. Lasciamo Marco D'Eramo e prendiamo questa sera Francesco Fagà, ingegnere dei due mondi, Europa-America. Dire chi è Francesco Fagà è facile dirlo. Fate una ricerca su internet e scoprirete un ingegnere che interviene su molti problemi, soprattutto ambientali. Si è laureato all'Università della Calabria e lavora in Italia e lavora nel Sud America, Argentina e tutti i paesi del Sud America. In questo periodo di Covid la sua passione è maturata ed ha prodotto Odisseo del Rio Araro. Che cos'è? È un Odisseo che stavolta, invece di trovarsi nel Mar Mediterraneo, si trova nei mari caraibici, quindi tutte le atmosfere caraibiche, Sigari, Cuba, Belle Donne, Rum. Non dico altro. A condurci per mano questa sera c'è Alessandra Tuzza, che dialogherà con il nostro Francesco Fagà, e poi alla fine di questo dialogo interverrò io per chiedere di avere soddisfatte due curiosità. Ve l'anticipo: una Rocco Scordo e l'altra Spirulina. Iniziamo. Caro Francesco e cara Sandra, a te. Ok, grazie. Grazie perché in gran parte mi hai facilitato il compito, avendo già ampiamente dettagliato quello che è il viaggio che andremo a fare insieme stasera con il nostro ingegnere Francesco Antonio Fagà. E tra l'altro mi ha fatto molto piacere sapere che abbiamo anche degli amici in comune al di là del mare, a Buenos Aires, oltreoceano. Quindi è davvero una bella sorpresa averlo incontrato qui stasera, ma già proprio anticipo quanto poi vorrà richiamare Cosimo. Ho già avuto modo di incontrarlo grazie all'avventura dell'alga spirulina quest'inverno, perché è una persona davvero eclettica, dai molteplici interessi, e tra i tanti anche quello imprenditoriale e ambientale. Quindi
utilizzare anche quelle che sono delle produzioni locali per rilanciarle su un mercato ecosostenibile non è facile, trovo tutto l'alga spirulina, mi pare che sia uno dei ritrovati più interessanti per rinforzare le difese immunitarie, cosa che non fa male in questo periodo. Quindi intanto ringrazio l'Associazione Amici del Libro per avermi invitato a condurre questa serata, il terzo anno consecutivo, mi fa piacere misurarmi sempre con gli autori, soprattutto autori del nostro territorio, che così come stasera fa nel suo libro Francesco Antonio Fagà, non dimenticano mai le loro origini, perché anche questo che è un libro che sembra un po' tolto dalla penna di uno scrittore latinoamericano, in realtà racconta una storia di Calabria. Una storia di Calabria perché noi calabresi siamo davvero dei giramondo incredibili, impenitenti, riusciamo a far parlare di noi forse più all'estero, forse più fuori regione e quasi sempre meglio fuori regione di quanto non riusciamo a farlo nei nostri paesi. Però non dimentichiamo mai, così come emerge dalle pagine di questo libro, che è davvero un ritorno anche a quelle che sono gli studi dell'Odissea, del viaggio, dell'Ulisse che abbiamo imparato a conoscere nei banchi di scuola, però visto in una maniera molto più interessante, anche stuzzicante. Cosimo accennava alle belle donne, alle donne latinoamericane, dei Caraibi, che costellano le pagine di Odisseo e il Rio Arado. E praticamente è un viaggio nell'amore anche di quest'uomo, di questo Rocco, che è comunque un romantico a modo suo. Non disdegna le avventure, ma in testa sempre un modello, che è la donna che lo ha conquistato, una Circe, diciamo, ante litteram, una Circe esotica, che lo conquista, lo incatena in questo paesino dei Caraibi, da cui poi alla fine Odisseo non riuscirà a staccarsi, o magari lo farà, ma non c'è dato sapere quando e se lo farà. E comunque nel frattempo ci fa nascere anche la curiosità verso le sue avventure di commerciante, lui è un trasportatore di merci, e anche sì, un uomo che osa, perché non è facile vivere nei Caraibi. Non so se la sua avventura anche umana, oltre a quella insomma di autore di un romanzo che, come dicevamo prima, è costellato di, come giusto che sia, di fantasia, la sua avventura umana le ha permesso di capire o di toccare con mano anche la pericolosità di questi luoghi, perché in un certo senso dalle pagine che scorrono veloci si può anche notare come vivere in questi paesi, che sono comunque paesi ancora in via di sviluppo, dei paesi che attualmente hanno delle culture anche in un certo senso primordiali nei loro riti, nelle loro abitudini, non sia ad esempio facilissimo, non sia sempre sicurissimo. Qualche tempo fa abbiamo visto proprio in Argentina l'avventura di un giovane di Rocella che purtroppo è andato lì per motivi di lavoro, è stato derubato e anche fortemente, diciamo, offeso nel suo fisico, è dovuto tornare grazie a un ponte umanitario in Calabria. Quindi non è sempre facile vivere all'estero, vivere in questi paesi che comunque hanno un fascino sicuramente incredibile. Come nasce questa idea di Odisseo? Perché Odisseo? Perché Odisseo ai Caraibi? Intanto grazie a Cosimo, grazie all'associazione, grazie alla dottoressa e grazie a tutti voi per questa bella ospitalità anche in questo bel luogo. E come nasce Odisseo? Bene, questi luoghi sono luoghi che io ho conosciuto per motivi di lavoro, quindi diciamo sono posti che io ho incontrato. E ho incontrato e ho prodotto molto, diciamo, dal punto di vista imprenditoriale, lavorale, anche dal punto di vista tecnico-scientifico, con numerose pubblicazioni. Però c'era una cosa che non avevo fatto, cioè volevo raccontare quello che non c'entra niente con la professione, diciamo così. O almeno apparentemente no, ma era tutta questa umanità talmente diversa dalla nostra, talmente stimolante, in cui praticamente Rocco Scordo, il protagonista, si trova immerso. Rocco Scordo si trova immerso in questa situazione e, grazie alla sua identità e grazie anche al fatto di essere cresciuto nelle strade di un piccolo paese della Calabria, che
nel bene e nel male comunque formativo, riesce, appunto facendo appello a queste piccole furbizie che poi lui ha imparato in Calabria, a districarsi da situazioni molto 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 difficili. Ecco che esce fuori praticamente un personaggio che è Rocco Scordo, che non cerca il sincretismo con le altre culture, le guarda, le studia, le rispetta soprattutto, ma mantiene la sua identità, non perché sia questo possa essere un confronto per dire la mia è meglio, la tua è peggio, la tua, al contrario la tua è meglio, la mia è peggio, ma semplicemente per capire che guardando le cose da più punti di vista probabilmente si è più vicini alla verità di come sono effettivamente le cose. Un grande ruolo hanno anche le figure femminili, delle donne che sicuramente, come avevo accennato prima, sono davvero affascinanti fisicamente, ma anche per il ruolo che riescono ad avere, delle donne anche con delle capacità imprenditoriali insospettate, che riescano a organizzare, a mediare, che riescono anche a mediare in situazioni difficili, ad aiutare gli uomini a uscire anche da situazioni che potrebbero avere degli epiloghi differenti e non sempre pacifici. Ma queste donne, a suo avviso, sono realmente così affascinanti, così capaci di essere poliedriche, libere anche di decidere, o in realtà è un fascino che lei ha voluto comunque infondere in questi personaggi femminili al di là di quella che poi è la sua esperienza? Allora, nel libro si parla di alcuni personaggi che sono molto femminili, molto caratterizzati, sono delle donne molto forti e determinate, molto autonome nel pensiero, come lo sono molte donne dell'America Latina. Sono donne di iniziativa che vivono in un contesto molto maschilista. Quello dell'America Latina è il machismo, cosiddetto machismo, è un fenomeno molto diffuso. Ma nonostante questo, proprio la loro caratteristica è quella di sapersi districare, sapere essere nello stesso tempo madri, mogli, fidanzate, amanti, puttane, tutto possono essere, però lo fanno sempre con un grande equilibrio, con una grande capacità, la capacità di essere grandi. Sono loro che in America Latina la tradizione femminile non è granché, appunto per il machismo che dicevo prima, però bisogna riconoscere che hanno la capacità di crescere dei figli in situazioni difficili, ma veramente con tanta forza. Sono delle donne che ritengo molto forti, non hanno le crisi di nervi, diciamo, che conosciamo noi nel mondo moderno europeo, cioè lì le cose le affrontano anche, diciamo, in maniera non sempre ortodossa secondo i nostri canoni, però voglio dire, sono donne che esistono e sono tante che sono così. In realtà, così, come Giovanni. Delle donne quindi forti che hanno anche capacità di osare. Sembra incredibile, ma è la protagonista che conquista il cuore di Rocco, Tokaya, una protagonista che ha una figlia che è da cui è capace anche di allontanarsi, perché è una figlia che ha avuto con un uomo che non ama. Quindi alla fine lei preferisce tornare a fare una vita sicuramente da artista, ma anche un po' da prostituta, che non è una vita tranquilla che avrebbe potuto darle il marito con cui ha concepito questa bambina, ma sempre non dimentica di garantire un abito nuovo alla sua bambina. Nel suo cuore c'è l'idea di tornare e rapire questa figlia e poter vivere finalmente la sua vita libera, magari con un amore vero, come quello che potrebbe essere Rocco. Quindi anche questa figura di donna così, diciamo, del XX secolo, ma in realtà il libro si capisce che non è ambientato oggi, ma qualche anno fa, o sbaglio. Intorno agli anni 50, diciamo, questo. Quindi era un'epoca molto più complicata anche per affrontare queste situazioni.
Quindi delle donne che sicuramente sono anche dei vessilli, no? Di autonomia, degli esempi, e che sicuramente ancora oggi ci insegnano moltissimo. Delle madri che sono capaci di allontanarsi per trovare la propria vita e poi ritornare libere a svolgere il loro ruolo di madre, di educatrici, di guide per i propri figli. Non è una scelta semplice. Da uomo, cosa ne pensa? Tokaj è un personaggio straordinario. Chi leggerà il libro capisce che è un po' tra il mito e la realtà, no? Una persona che ha tante capacità che a volte gli rendono comunque la vita difficile. Essere bella le rende la vita difficile, essere intelligente le rende la vita difficile, essere capace di amare tanto la sua libertà le rende la vita difficile. Non è una donna che si adatta a una situazione che è comoda, di benessere, no? Fugge da un uomo ricco, lei, per andare verso la sua libertà, il suo modo di essere, e per questo è disposta anche, come dire, a vivere la lontananza con la figlia, ma, come diceva giustamente la dottoressa, con la speranza anche di fare la madre, perché lei pensa che fare la madre o essere una donna libera non c'è nessuna, non ci dovrebbe essere nessuna limitazione. Ecco, questo è il grande senso della libertà che ha Tokaj. Sì, in effetti Tokaj già dal nome ci conquista. C'è un pezzo proprio interessante in cui Rocco la nota e Rocco rimane conquistato dalla bellezza di questa donna. E l'amico, perché in questa storia c'è anche la storia dell'amicizia tra questi due viaggiatori. Rocco non è solo, c'ha Agustin con lui, a fianco a lui. E Agustin non è calabrese, però è un uomo, anche lui del sud dell'America, un uomo dalle passioni razionali, dall'amicizia sincera, che è quasi una guida, no? Per il protagonista. E lui capisce subito, dal primo incontro tra Rocco e Tokaj, che questo sarà un incontro fatale. Tant'è che gli dice... Lo mette subito sull'attenti e dice a Rocco, questa è la bellezza della mia gente di Colombia, le donne del Pacifico, stai attento, molto attento, son brujas, streghe. E rise, poi rivolgendosi alla donna le chiese, come ti chiami compatriota? Tokaj, caballero, rispose lei, Tokaj, e che nome è Tokaj? Le abbassò lo sguardo e il sorriso si spense all'improvviso, per un attimo però, poi guardandomi riaccese lo sguardo e aggiunse, sono le fantasie di mia madre, è stata lei a darmi questo nome. Capisco, mormorò il ciolo. È un bel nome anche questo, aggiunsi io, sorprendendomi ad ascoltare il tono impacciato della mia voce. Quindi si nota subito, già dall'interesse verso il nome di questa donna, che tra l'altro in modo strano è stato dato da un'altra donna, dalla mamma, quindi una famiglia in cui le donne diventano protagoniste in un certo qual modo, pur nella povertà, pur nella difficoltà di poter imporre il proprio protagonismo in ambito familiare, questa donna diventerà in un certo qual modo il fil rouge del libro, perché fino alla fine Rocco la inseguirà nonostante il lavoro, nonostante le avventure che dovrà condividere con Agustin, fino a che non la ritroverà, e la ritroverà in una situazione particolare che lascia molto spazio anche alla narrazione antropologica del territorio, perché qui narra proprio una situazione che è praticamente una festa religiosa del paese che ci conquista. Quindi questo è sicuramente un rito che lei ha visto dal vivo. Non avevo altro modo di raccontare questa cosa se non in un romanzo, perché questo è un altro passaggio importante del libro, un altro messaggio è questo. Io ho una formazione scientifica, sono un ingegnere, mi occupo di numeri, algoritmi, logistica, e quando mi trovo davanti a delle situazioni che non hanno una ragione, almeno con i miei modelli scientifici,
Ho capito una cosa, che non bisogna fuggire come facciamo in tanti qua, che dicono che non esistono queste cose. Queste cose esistono, semplicemente non ce le sappiamo spiegare. E questa, se volete, è una critica, anche un'autocritica, all'approccio scientifico di noi occidentali, che molto spesso di fronte a situazioni inspiegabili, ma inspiegabili nei nostri modelli scientifici, nascondiamo la testa e dicono che non esiste. C'è questo momento verso la fine del libro di magia, questo rito che è fatto sul Rio Atrato. Il Rio Atrato è uno dei fiumi più grandi della Colombia, che attraversa proprio la Colombia amazzonica, dove c'è praticamente la conoscenza di queste erbe che producono questi effetti speciali, ma in persone speciali, diciamo così, persone speciali che abbiamo anche noi, no? I famosi sensitivi, Padre Pio, una tuzza, lì si manifestano in un altro modo, no? Però il concetto di spiritualità è uguale, diciamo così. Esiste qualcosa in queste persone che è un di più, che è qualcosa che noi non capiamo, non ci rendiamo conto perché. Bisogna essere tranquilli, accettarli che ci sono, senza tacciarli, senza esaltarli, diciamo così, prenderla con l'assoluta leggerezza, un po' come fanno anche loro in America Latina. Io non mi faccio le canne, non bevo, e queste cose le ho viste con i miei occhi, ma non le potevo raccontare in un documento scientifico, diciamo così. Sì, in effetti la cosa che mi ha anche incuriosito è la capacità di narrare, che ricorda molto alcuni libri di Garcia Marquez. Non so se lei l'ha letto, perché in realtà io ho sempre amato leggere Garcia Marquez, ne ho letti tanti, ho L'amore al tempo del colera, L'adunno del patriarca, Le foglie morte, Storia della povera, 100 anni di solitudine, è quello più conosciuto, ma molto molto mi richiama dello stile di Garcia Marquez. Cacaricas è a 30 miglia da Macondo. Infatti Macondo esiste. Il Macondo di Garcia Marquez esiste, è un paesino di 300 anime, sarà 35 miglia, da 40 chilometri da Cacaricas. Quindi là è proprio il realismo magico, si vive quotidianamente, cioè è proprio nell'aria quella cultura, quel modo di essere, quei colori, quegli odori, quei sapori, quella passione. Sono veramente in quel modo, io non riuscirei a descriverlo. Diciamo. E per un uomo che viene da questo territorio, dal centro dell'Europa, è difficile abituarsi a queste culture, o si rimane come Rocco conquistati e si riesce anche a rinunziare, a ritornare nel proprio ambiente, nella propria terra, quando si vive così lontano e in luoghi così esotici, diciamo? Io non sono mai riuscito a staccarmi da questa terra, questa mia terra, se io fossi Odisseo, sarebbe la mia Itaca, diciamo così. È un'Itaca che mi richiama, a cui ho messo le mie radici, che poi ogni tanto sono mobili, ma il concetto di Itaca è importante per Rocco Scordo. Lui è un Odisseo, cioè uno che fa un'Odissea, un percorso, un viaggio, e tocca varie parti dell'America Latina, ma lui vuole tornare a Itaca solamente per una cosa, perché può dire che può ripartire, cioè da dove parto? Devo partire, devo avere un posto da cui partire, devo avere un punto di riferimento. Ognuno di noi è la sua Itaca, è un punto di riferimento importante, però è un punto di riferimento importante perché dire posso partire. Se io non avessi un punto da dove partire, non lo potrei dire. Dici no, mi sposto da qui a qui. Invece partire è un altro concetto. Rocco Scordo nei Caraibi praticamente mantiene la sua identità, i suoi ricordi, i suoi racconti, incontra altre culture, non le giudica mai, né peggio né meglio della sua. Però dal confronto nasce un uomo nuovo, questo sicuramente. Un uomo che è capace di vedere le cose da punti di vista effettivamente diversi.
Sì, un uomo molto moderno, al di là del fatto che le storie non hanno un tempo, perché ogni tanto sembrano essere attuali, ma poi ci si rende conto che sono in realtà di qualche decennio or sono. Un uomo che parla una multicultura tutta sua, e la fa sua, cioè lui è un uomo che viene dalla Calabria, in effetti che vive lì, fa affari lì, non giudica, ma si innamora, è capace di guardare sempre con occhi nuovi ciò che gli sta intorno, dall'ambiente, dalla natura. È bellissimo il pezzo del libro in cui lui scopre come sia facile e bello pescare in un fiume dove i pesci si prendono in gran quantità, e lui come un fanciullo comincia a gesticolare dopo aver fatto una pesca miracolosa per attrarre l'attenzione degli amici che lo ospitano, i quali in realtà non sono poi così contenti come lo è lui, anzi lo guardano un po' straniti. E lui non sa spiegarsi il perché, dice: beh, hai visto quanti pesci ho preso, noi li potremmo mangiare insieme. Ma in realtà non potevano mangiare in quel numero così tanti pesci, e un pochino lo guardano male i suoi ospiti. E lui in quello sguardo capisce quanto è sprecona la nostra cultura, la nostra civiltà, come non abbiamo in realtà rispetto della natura che ci permette di vivere. E lì per lì fa quello che qualsiasi fanciullo avrebbe fatto: rimette nel fiume i pesci in più, ed è contento di questo perché capisce che è l'unica cosa da fare, cioè prendere dalla natura quanto strettamente necessario. Questo è un altro messaggio che è modernissimo, che viene. Questa è una grande educazione, una grande lezione di educazione ambientale, sì, che io ho subito, diciamo così. Questa è una storia che è successa, sì, realmente. Io che non riesco a pescare neanche lì dove si prendono i pesci e uno poi le paga, no? Cioè io neanche lì pescavo. Questi amici Emberas, della tribù di Emberas, mi danno in mano sta canna da pesca con i vermicelli e mi lasciano solo 15 minuti. Io calavo sta canna da pesca, che era fatta proprio di bambù, una cosa semplicissima, e tiravo fuori questi pesci così grandi, buonissimi, si chiamano surubì, e che significa El Dorado, perché hanno questo color oro. Buonissimi, l'avevo mangiato. Allora io in 15 minuti avrò fatto un mucchietto così. Naturalmente ero tutto eccitato di tutta questa cosa, era la prima volta che mi succedeva nella mia vita, ed ero orgoglioso, e l'ho chiesto ai miei, come diceva la dottoressa, gli ho fatto vedere i miei amici mi hanno detto, praticamente mi hanno fatto capire che dalla natura si prende quello che serve, non quello che lo devi fare per tuo gusto, per gioco. Ci vuole un rispetto, c'è un equilibrio. Io, a fianco c'è una storia uguale, che io non racconto nel libro, ma che mi è successo qualche ora dopo. Camminando intorno al villaggio io vedo delle uova di gallina, e dicevo, ma io me lo mangerei adesso il nuovo? Dicevo, prendilo. Ho preso, ho bucato, ho mangiato l'uovo, buonissimo, dice, me ne mangerei un altro, prendilo. Poi ho messo le mani in tasca e dice, adesso chi lo paghiamo? Ho detto, non lo devi pagare a nessuno. Come a nessuno? Cioè lì in questa piccola comunità le galline erano di tutti, praticamente ognuno gli dava da mangiare e ognuno si prendeva l'uovo che gli serviva. Noi ci sforziamo di avere modelli avanzati di democrazia e di cose, e puoi vedere lì che in effetti queste cose avvengono perché c'è un grande rispetto dell'umanità, c'è un grande rispetto delle cose, si sanno condividere le cose, quella è stata un'altra grande lezione. Quindi anche un richiamo a quella che è la vita sociale, la vita del gruppo, intesa come non gruppo di persone che hanno bisogno, ma comunità che ha il senso anche dello stare insieme. Poi chiaro, noi non lo incensiamo, poi hanno anche i loro difetti, adesso magari ci arrivo. Sì, infatti ci sono anche dei punti in cui emergono delle similitudini, certo, tra i due luoghi non molto positivi. La violenza non manca qui, e non mancava qui, e non manca lì. E Rocco la descrive, descrive anche alcuni fatti che richiamano un po' la terra da cui Rocco scappa. La terra comunque che ha dentro un male atavico, che è quello dell'andrangheta, che lo blocca, che blocca lo sviluppo, e questo si capisce. E c'è un pezzo molto, molto interessante in cui Rocco incontra un amico d'infanzia e lo riconosce appena, ma ricorda soprattutto il perché questo ragazzo era andato via dalla sua terra.
questo povero Turi. Turi era un piccolo, un ragazzino, ancora adolescente, che avrebbe avuto come destino quello di vendicare il padre se fosse rimasto nella sua terra, in Calabria. Gli indranghetisti lo sapevano bene e sicuro non lo avrebbero lasciato crescere, perché con lui sarebbe cresciuta la minaccia della vendetta. E dice quindi, con l'intermediazione del prete Don Luigi e del maresciallo Stefanizzi, cani di Mandria anche loro perché collusi, Turi fu spedito in Venezuela su una nave con 10 lire in tasca per essere affidata a uno zio, fratello della madre, la quale morì di crepacuore solo qualche mese dopo. Inutile dire che l'assassino indranghetista Luigi Acruso, grazie alla testimonianza dei Malacarne e del maresciallo presenti, fu assolto per aver agito per legittima difesa, e Don Antonio se la cavò con 4 mesi di ospedale a Messina. Era questa la Calabria da cui scappammo. Il nostro destino di briganti o emigranti era quello amaro e umiliante, stabilito dai Savoia e affermato attraverso la retorica dell'unità d'Italia. Paese di cui conoscevamo solo i ferri freddi ai polsi e che ci mettevano i carabinieri e le angherie di soprusi, senza possibilità di difesa dei padroni e dei guardiani degli uliveti che violentavano le nostre madri, le nostre sorelle, le nostre donne, quando queste andavano a raccogliere le olive. Questo è un pezzo molto duro che a me è piaciuto molto leggere, perché rievoca dei tempi non molto lontani in cui la Calabria rurale doveva purtroppo subire una forma che era tutt'altro che di comunità societaria, in cui tutti erano uguali, in cui stavano tutti bene, in cui tutti avevano gli stessi diritti. E Rocco riconosce che da questa Calabria erano costretti a fuggire i giovani per non cadere nella legge della faida, ma anche per poter riscattare il proprio futuro. In realtà è una Calabria che ancora in parte esiste, o no, a suo avviso? È una Calabria che esiste, anche se con toni più meno cruenti, sembrerebbe. Di fatto esiste, perché ancora il fenomeno dell'emigrazione ce l'abbiamo, è inutile, dico una banalità, sappiamo tutti i ragazzi, i giovani che vanno via da questa terra perché no, qui non gli si riesce a dare una opportunità. E briganti o emigranti è una citazione di Saverio Nitti, di questo ministro meridionalista, che a un certo punto, analizzando i primi, subito dopo l'Unità d'Italia praticamente, e la situazione del sud, si rende conto che se non si fa così, se non cambiamo modo di approccio con il sud, con la Calabria, con tutto il meridione d'Italia, questi non avranno altra scelta che o emigrare o fare i briganti. E è una situazione pesante, e nel libro ritroveremo anche in altri personaggi che da persone miti diventano poi veramente delle persone violente, perché le condizioni sociali erano quelle. Oggi non credo che siamo a quel livello, insomma, voglio dire, no? Diciamo che qui la 'ndrangheta adesso è molto più raffinata, molto gioco in lavoro in borsa con la finanza, non ci sono più i sequestri di persone, ogni tanto anche una pallata ci scappa, però non è come prima. Ma allora in quegli anni si sentiva, era la Calabria rurale, quella violenta, in particolare in questa parte del libro, la reazione del papà di Turi Politi non è tanto per il fatto che il galantuomo non gli voleva pagare il lavoro di fabbro che lui aveva svolto, quanto il fatto che lo volesse dimostrare di fronte a tutti, cioè gli voleva dare l'umiliazione pubblica, quindi non solo non ti pago, ma lo pubblicamente ti dico che non ti pago e devi stare zitto. Cioè, quindi c'è una violenza che va anche al di là del fatto economico, è proprio una violenza sociale, diventare lo zimbello del paese, così piegare la testa e lui affermare invece il suo potere, la sua arroganza. Dei signori comunque di questo tipo non sono neanche molto rari nei luoghi in cui Rocco si trova, perché una similitudine si può fare anche con l'uomo da cui toccare la scappa, anche lì una famiglia di benestanti, ma
anche di persone che sanno imporre il proprio, la propria legge nel quartiere e non solo, anche nel paesino in cui vivono da padroni, in cui sono riusciti a imporsi. Quindi in un certo qual modo questa similitudine si coglie, anche se magari Rocco lì innamorato, stregato dal canto della sua sirena, un po' si fa conquistare da altro, da quella che è la bellezza di questa cultura totalmente differente, ma con molti appigli di similitudine con quella calabrese. Quindi anche lì, diciamo, non si sfugge dalla violenza, o sbaglio. No, il Caraibe degli anni 50 è, se vogliamo, anche molto peggio, diciamo, di quello che lui, da cui lui è fuggito, diciamo così. Lui, al suo centro è Panama. Panama è una città che vive di commercio sul canale omonimo, da sempre sotto il dominio degli Stati Uniti dell'America, dove lì comanda non tramite la diplomazia ufficiale, ma tramite la diplomazia di Cosa Nostra. È questo che si scopre, cosa che negli anni 50 era effettivamente così. Quindi lui si trova lì, in questa situazione, e molto spesso cerca di trovare soluzioni dove si capisce subito che non può rivolgersi all'autorità, perché l'autorità è corrotta e lui già lo sa. Quindi deve trovare una soluzione che medi un po' la sua coscienza con le situazioni in cui si trova davanti, perché c'ha una situazione di un'istituzione corrotta, è una situazione di violenza, quindi si deve saper districare. E lì gli dà una grande mano quella grande donna che è Sofia, che poi è una persona che conduce un'osteria, una trattoria di una mirandolina di Panama, sì. Che poi è un bordello sostanzialmente. Sì. È una donna anche lei affascinante, che nonostante l'età avanzata non perde il suo fascino e riesce a conquistare ancora i suoi clienti, ma che riesce anche a fare affari, a dominare quella che è anche la soluzione di situazioni di non semplici, di affari, di commerci. In economia oggi la chiamiamo win-win, tattica win-win, vinciamo tutti. In effetti Sofia è un antisignano di questa tattica, perché è quella che prende atto di tutti gli interessi e degli obiettivi degli attori e poi trova la soluzione. È una persona di una grande saggezza, naturalmente senza dimenticare il suo tornaconto. Certo, quindi quello è sempre... In effetti l'economia abbraccia un po' tutte le situazioni di questo libro, perché al di là del fatto che si parla di commerci, c'è sempre questo mercanteggiare, anche molto attento nello stabilire il prezzo, nello stabilire le consegne, nel stare anche attenti affinché non si perda il valore del carico, e dimostrano i personaggi, nonostante la loro semplicità, una grande capacità di gestire il commercio, e questo li rende in un certo qual modo anche capaci di farcela anche in una situazione non semplice, e si riescono a imporre anche in mercati dove in realtà passa anche la droga, passano le armi, passa di tutto. Loro cercano di rimanere in un certo qual modo al di fuori da questo, però proteggendo la propria capacità di commerciare in caffè, commerciare il legname, in ambiti che gli consentano di continuare a vivere con dignità. Sicuramente, diciamo, lì esce pure la capacità del ragazzo di strada, là è proprio Rocco, fa affari in situazioni difficili, in cui non ci sono garanzie, in cui lui è abituato in Calabria a fare gli affari con una stretta di mano, però ai Caraibi non sempre la stretta di mano è sinonimo di certezza. Quindi lui dà la stretta di mano, però per esempio puntella il suo business in vari modi, no? Si garantisce la scaltrezza di Rocco, che viene dal fatto che
rispetto per tutti, ma non mi fido di nessuno. Sì, infatti proprio lui narra un fatto di quando era giovane, nel concludere un affare con Rubio, uno dei commercianti, e dice: prima di entrare nel merito, Bert, voglio raccontarti un aneddoto della mia terra. Mio padre faceva il contadino in Calabria, seminava grano e poi vendeva il raccolto. Mi diceva sempre che, pur sapendo che con un chilo di semi si fanno 100 kg di mais, lui calcolava anche per raccoglierne effettivamente 100 avrebbe dovuto seminarne il doppio, cioè 2 kg. Parte di quello che la terra produceva, infatti, apparteneva alla terra stessa, in particolare ai passeri che per diritto di natura potevano volare sul cielo posto sui suoi campi. In pratica, pur di raccogliere i 100 kg, lui accettava che gli altri abitatori di quell'ambiente lo costringessero a seminare il doppio. È una regola della natura, diceva, e questo vale anche nella vita. Il Rubio, che aveva capito benissimo l'antifona, dissimulò il suo nervosismo, che io avevo imparato essere comunque presente nella sua anima quando cominciava a tamburellare le dita sul suo scrittorio. Avevo lanciato il sasso, elegantemente magari, ma sempre un sasso era. Parole sagge quello di tuo padre, disse Rubio, fingendo di riflettere sulla metafora, caro Rocco, ma a mangiare il grano non ci sono solo i passerotti, ma anche quelle immonde cornacchie nere che ingrassano e diventano più forti e numerose, e poi anche più avide, al punto che nel raccolto successivo, per fare 100 kg di mais, non dovrai seminare 2, ma addirittura 3 kg, e poi 4, e poi 5, fino a quando non ti converrà più seminare. Quindi c'è anche questa capacità di Rocco di mediare, ma anche di affrontare un uomo che è abbastanza scaltro, forse anche più di lui, nel risolvere i suoi affari. Rocco è bravo, questa è un'altra tattica, è un'altra cosa molto bizantina, noi calabresi siamo bizantini, cioè si parla dell'argomento ma non si parla dell'argomento, cioè nessuno dice che stavano parlando di dover pagare una tangente, stavano parlando di questo, no, stava parlando di uno che deve fare 100 kg di grano e invece di seminare un chilo ne deve seminare due, perché l'altra metà se lo mangiano i passerotti del nuovo. L'altro gli risponde, dice sì, però bisogna stare attento perché oggi se ne mangiano due, poi arrivano le cornacchie che si vogliono più grosse, ne vogliono 4, ne vogliono 5 e tu devi chiudere. Praticamente non sta facendo altro che descrivere una situazione di pizzo, no? Sostanzialmente questo. E Rocco lo deve convincere a dire che una volta seminiamo in un terreno, e seminiamo 2 kg, vabbè, uno lo perdiamo, l'altra volta poi dopo dobbiamo seminare in un altro terreno, cioè dobbiamo fare un altro business lontano da quei passeri e da quelle cornacchie. Allora qui è tutto metafora, proprio è bizantino 100% Rocco, così senza parlare dell'oggetto che è vero, cioè della gente che bisognava pagare, lui praticamente convince Rubio, che è un mercante ebreo molto scaltro, a fare l'affare. Sì, in effetti Rocco riesce a concluderlo l'affare, a centrare l'obiettivo, e riesce a farlo proprio grazie a questa sua cultura tutta calabrese, questa sua cultura di strada, devo dire, perché non lo si apprende a scuola questo, lo si apprende nella vita, nelle tradizioni, nel rapporto societario. Si apprende andando a scuola, ma non nell'aula. Sì, sì, il messaggio non vuole essere non studiate, però state attenti che l'esperienza, il fare, va coniugato anche con il sapere. Quindi il saper fare si acquisisce proprio grazie a questo connubio. Quindi Rocco ci insegna a sbrigarcela anche in delle situazioni complicate, proprio grazie a quella furbizia tutta calabrese, lo sfruttare all'arte della metafora per uscire fuori da situazioni molto molto delicate che potrebbero avere anche degli epiloghi non felici. Non solo per gli affari, anche tragici. Infatti, non solo per gli affari, ma anche per la vita. Quindi questo è il viaggio di Odisseo. Ma oggi noi stiamo ritornando a parlare delle tematiche che Odisseo ci narra nel suo viaggio di innamoramento, nel suo innamoramento per Tocaia. Tra queste la tematica ambientale.
La tematica ambientale oggi è diventata centrale perché in realtà noi non siamo stati tanto bravi come lui a ributtare i pesci nel fiume e a non sprecare le nostre materie prime, e lo stiamo pagando giornalmente, uno scotto che noi paghiamo. Ma in questo momento abbiamo anche una scommessa, che è quella del New Green Deal che l'Europa vuole affrontare per uscire fuori dalla crisi ambientale, dalla crisi climatica. Un nuovo corso. Potrebbe esserci d'aiuto l'esperienza di Rocco e dei nostri emigranti per uscire fuori da questa, che è praticamente una crisi del capitalismo spinto, no? Che noi stiamo attraversando, che ha distrutto un po' tutto in nome degli affari. Diciamo che lei mi fa una domanda veramente difficile, ci vuole uno scienziato della politica. Io vi posso dare un mio umilissimo parere. Io credo che il tema centrale sia quello di quello che abbiamo subito, la crisi del capitalismo è il passaggio dal capitalismo puro, cioè dalla logica del profitto, ma che si fa sulla produzione, alla logica invece del capitalismo finanziario, cioè i soldi che fanno soldi. Non c'è un prodotto che ti fa fare i soldi, una produzione che ti fa fare i soldi, ma c'è invece chi c'ha i soldi fa i soldi, presta soldi, e noi siamo sotto la cappa di questo sistema. Per tornare, noi dobbiamo fare un passo indietro, non dico di arrivare al socialismo, che pure lui c'ha i suoi limiti, ma una riflessione dobbiamo fare. Se noi rimettiamo al centro della nostra attenzione il lavoro, cioè quello vero, quello che si fa con le mani, col sudore, che costa sacrificio, se noi rimettiamo al centro questo dell'uomo, della sua dignità, non l'assistenza, nella fattispecie, dal reddito di cittadinanza al reddito di lavoro, cioè se noi riusciamo a fare questo passaggio, allora questa umanità ha tanta tanta speranza e tante possibilità di riprendersi. Se i soldi del recovery plan non vengono spesi in assistenzialismo, ma vengono spesi per creare opportunità di lavoro, che ognuno sia capace di pescare il proprio pesce, di avere una canna da pesca per poterla, allora forse, ecco qui la metafora ambientale, forse abbiamo ancora qualche chance. E forse è anche quella la scommessa che lei sta tentando, lanciando l'alga spirulina, perché anche lì è un ritorno a un commercio del tutto innovativo, però anche rispettoso dell'ambiente, della natura. Io l'ho visto quest'inverno durante una fiera virtuale che mi è piaciuto davvero vivere da ospite, perché mi ha dato modo di capire quanto di innovativo c'è anche in Calabria tra i nostri produttori. Non si poteva fare una fiera del commercio agricolo, allora si è pensato di fare una fiera digitale, e questa è stata organizzata grazie a Union Camere, grazie a Parchi Agricoli, ma grazie soprattutto ai produttori che si sono messi in gioco e hanno presentato le loro coltivazioni, come quella di cui si sta occupando il nostro ingegnere Fagà, in modo del tutto innovativo e secondo me anche in modo promettente, perché il mercato di oggi ci permetterebbe, utilizzando anche il digitale, di andare ben oltre quelli che sono i limiti della produzione locale con ambiti regionali, lanciarci anche magari su mercati molto più interessanti. Cos'è questa alga spirulina? Qual è la scommessa? Tanto la spirulina è una microalga, un cianobattero piccolissimo, qualche micron di dimensione, si vede solo al microscopio. E cosa ci facciamo? Noi coltiviamo questa alga con una tecnologia tutta nostra, il brevetto è mio, di un mio socio argentino. Tra altre cose, uno dei primi impianti d'Europa, insieme a quello che ho io e la Vezze Terme, l'abbiamo realizzato dalle vostre parti, qua, Sant'Ilario, uno degli impianti più grandi d'Europa di produzione di spirulina. Quindi qual è il concetto? È un integratore alimentare che produce il 60% del suo peso sono proteine,
Quindi in un volume molto piccolo c'è proteine vegetali, c'è molto di quello che ci serve per alimentarci. Questo è molto importante nel sistema della logistica, nel sistema dei trasporti, cioè trasportare un carico di proteine costa di meno che trasportare 50-100 carichi di mais che contengono la stessa quantità di proteine. Quindi diciamo la produzione innovativa è già raggiunge settori molto importanti come per esempio l'applicazione nella NASA, l'Agenzia Europea per Aerospaziale, l'ESA, che ai propri astronauti dà la spirulina come alimento fondamentale per combattere la questione della gravità nello spazio. Ma si va anche oltre, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha creato proprio un istituto che si chiama IIMSAM, che si occupa proprio dello sviluppo della produzione di spirulina che serve per contrastare il problema della denutrizione infantile nei paesi in via di sviluppo. Avete presente quei bambini che hanno la pancia gonfia per i succhi gastrici? Quelli per esempio non sono in grado di mangiare, hanno perso il problema della la capacità di fare la digestione. Quindi se gli date da mangiare immediatamente quelli muoiono perché non sono capaci di digerire. Invece piccolissime quantità di spirulina sono in grado di mantenere questi bambini in vita e poi piano piano dando un cucchiaino di latte al primo giorno, due cucchiaini al secondo giorno, loro riprendono a fare l'attività di digestione. Per questo è usata la spirulina. Tra le altre cose, la spirulina nasce in Africa, sul lago Chad, o nell'America Latina, sul lago Titicaca sulle foci del Rio della Plata. Quindi ha 2,5 miliardi di anni, ha un sacco di proprietà, oltre alle proteine c'è tutta la fascia delle vitamine, omega 3, omega 6, ferro, magnesio. Un grammo di spirulina corrisponde alle stesse proteine che ha un uovo. Quindi voi pensate tutta questa cosa condensata. Non è un alimento, è un integratore alimentare, cioè se questa spirulina viene usata accompagnandola a un'alimentazione corretta, noi risolveremo il 90% dei problemi che abbiamo dal punto di vista proprio delle patologie, colesterolo, trigliceridi, ipertensione, impotenza sessuale, cioè tutte queste cose, perché è un potentissimo antinfiammatorio, è un anti-age. Questo è il posto che io vi dico, quando voi andate a casa, vediamo se l'ingegnere fa caso, ha detto un sacco di cazzate, no, andate scritte, digitate spirulina, benefici della spirulina, troverete un mare di articoli scientifici sulla spirulina. La nostra è stata sulla spirulina è una scommessa, ed è una scommessa, io sono con orgoglio, dico che è una scommessa anche calabrese, noi abbiamo i più grandi impianti d'Europa, li abbiamo in Calabria. Quindi si può fare anche impresa. Siamo tornati a Itaca. Quindi è un modo per tornare a casa ogni tanto, magari anche ripartire, ma tornare e impiantare qualcosa che per partire. Ed è quello che vorremmo tutti ricominciare a fare, perché a dire la verità da 2 anni non ci muoviamo moltissimo. Io sono stata anche per il mio lavoro sempre abituata a partire, ritornare, ripartire. Purtroppo da 2 anni non mi muovo e comincia a pesarmi parecchio questa immobilità. Quindi mi auguro davvero che anche grazie magari a dei super alimenti come può essere la nostra alga spirulina si trovi un metodo anche per rinforzare il nostro organismo e ricominciare a muoverci nonostante la pandemia incombente. Che poi se uniamo spirulina col bergamotto è fantastico. Quindi potremmo superare. E questo al mondo non ce l'ha nessuno. Sì, potremmo un po' superare tutti i nostri problemi. E quindi fare impresa in Calabria è difficile? Allora, fare impresa è difficile. Fare impresa che si debba relazionare anche con l'apparato pubblico è impossibile. Io credo che uno dei più grandi problemi che la Calabria, lo dico da imprenditore, tranquillamente ve lo dico, non è nemmeno la 'ndrangheta, lo so che faccio scandalo, non è la 'ndrangheta, guardate. Il problema vero degli imprenditori qua è sbattere continuamente con la burocrazia. E chissà che
forse il batterio c'è dietro qualcosa pure tra questi due mondi, no? Quindi, ma non è impossibile in senso generale. Io credo che bisogna intanto avere le risorse umane per fare impresa, perché qui mancano i cervelli, molti sono andati via. La classe dirigente, volevi dire? Cioè non ci sono, i ragazzi non intraprendono, io non li condanno, perché qua è veramente difficile, però non è impossibile, no? L'invito potrebbe essere quello davvero di partire, imparare, ma rientrare e scommettere anche in questo territorio, ciò che si apprende. 1976, io vengo dal mondo dello scoutismo. 1976 abbiamo fatto un gergo scout, si dice route, una route regionale a Gambarie. Da lì uscì il nostro motto: lottare per restare, restare per costruire. Molti di noi ebbero la fortuna di andare all'Università della Calabria, che è una delle cose più belle che abbiamo in questa regione, che ha dato la possibilità a tanti giovani, me compreso, di andare all'università non avendo le risorse per poterlo fare, no? Tante cose. Io credo che bisogna investire molto nelle università, nei centri di ricerca. Queste sono le strutture che poi servono a noi, perché sono quei mondi che immaginano, che sanno avere una visione, che hanno un approccio per costruire la propria visione, hanno un approccio anche scientifico. E non basta solo la fantasia per fare dei buoni imprenditori, ci vogliono le strutture, ci vuole un mondo che supporti questa creatività. Siccome so che lei è ingegnere e si è occupato anche, oltre che di commercio, di produzione di alghe, anche di gestione dei rifiuti, e anche fuori da questo territorio, l'occasione mi è ghiotta per capire cosa suggerirebbe a questo territorio, da buon manager nel riciclo e nella gestione, per uscire fuori da una crisi che ci sta attanagliando da tempo e che spesso ci fa anche sentire dei cittadini di serie B e D quando ci troviamo i rifiuti dietro la porta. La questione dei rifiuti è una cosa di cui mi sono occupato per tantissimo tempo, facendo la pianificazione di gestione dei rifiuti della città di Buenos Aires, una delle città più grandi del mondo. E l'approccio però lì è totalmente diverso, con situazioni molto peggiori della nostra. Io non credo che qui abbiamo, per quanto mi riguarda, io credo che qui c'è un errore proprio nell'approccio. L'approccio è estremamente burocratico e tecnicistico, e invece potrebbe essere molto, molto più semplice. Però purtroppo, diciamocelo chiaro, dietro la gestione dei rifiuti c'è un mondo di affari che è difficile da controllare e da controbattere. I signori delle discariche che prendono 120 euro a tonnellata per mettere con una ruspa un metro cubo, meno di un metro cubo di roba, non molleranno mai la presa. Noi ci troveremo sempre con le discariche. Le tecnologie esistono dappertutto. A Buenos Aires abbiamo portato tecnologie che qua in Europa già c'hanno 30 anni, e là sono innovazione. Però abbiamo risolto in alcune cose, ci si è approcciati in maniera diversa. Per esempio, non serve fare questa differenziata così spinta. La prima cosa che bisogna fare è differenziare l'umido dall'inorganico, l'organico dall'inorganico. La prima cosa è quella. L'organica è una ricchezza, per esempio. L'organica è tutta energia che va via, è biogas, è compost se fatto in un certo modo. Eppure noi siamo fermi su questo. Giochiamo con gli ato, non si capisce chi deve fare cosa, la regione, il comune. Cioè, è un disastro. Io farei un commissario, ma quello vero, dei commissari che hanno i poteri, i soldi, e dici qua con l'esercito me la vedo io.
si risolve. Tornando quindi un pochettino all'America Latina. Sì, meglio, io della Calabria mi doveva la testa quando mi doveva. È una situazione piuttosto complicata da gestire, ma sicuramente se ne dovrà uscire, perché abbiamo questa ricchezza, cioè altri paesi sui rifiuti hanno fatto la propria ricchezza, noi riusciamo ancora oggi a non uscirne, a non trovare la soluzione da questo grave inghippo, anzi ce ne facciamo un blocco anche per lo sviluppo, visto che riusciamo a produrre solo maleodoranti emissioni che vi fanno fuggire da qui. Torniamo all'America Latina. Sì, sì, torniamo all'America Latina. Andiamo a vedere questo che è una parte bellissima che abbiamo poco fa anche accennato, che è quella in cui praticamente si vive un momento di magia con uno sciamano che riesce a far innalzare addirittura i corpi dei nostri protagonisti, facendoli lievitare e portandoci in una situazione del tutto fantastica. E dice, conquistato Rocco, poi vidi quello che mai mi sarei sognato di vedere. Lo sciaman con le gambe incrociate, le braccia larghe, lo sguardo sul fuoco, sempre cantando, sollevarsi lentamente dal suolo. E insieme a lui sollevarsi dal suolo con la stessa postura anche Tokaya e le altre due persone tra le file. Si sollevavano leggere, come appese ad un filo invisibile, e in un minuto rimasero sospese in aria, ad un'altezza di circa un metro. Lo sciaman forse anche due metri. Mentre dal fuoco si sprigionavano fiamme di colore azzurrastro, come se il fuoco bruciasse zolfo, e nell'aria si diffondeva un intensissimo odore di rose. Il loro canto era come una melodia angelica, soprannaturale, come se le loro voci si fossero trasformate in quelle di uno strumento musicale, incomparabile a quelle che io conoscevo. Con la stessa velocità osservai il fenomeno inverso. I corpi sospesi cominciarono a ridiscendere verso il suolo. Le voci si fecero più vicine a quelle umane. Il fuoco riprese ad abbassarsi e ad assumere i suoi colori naturali. Tutto tornò come prima, più reale. Rimaneva quell'atmosfera armoniosa che si era fatta ora serafica. Quindi una magia, un fenomeno di lievitazione dei corpi che conquista totalmente il nostro Rocco. È una magia da cui lui non riesce a staccarsi, perché poi rimarrà lì a viverla. Diciamo, Rocco osserva questa stupefatto, ovviamente, questa magia, questo rito molto diffuso tra gli indiani e Emberas, ma non ci sono solo loro, anche ci sono anche tribù, scoperto dopo studiando, anche tribù della diciamo del Nord America, tra gli Apache, i Sioux, c'è la stessa cosa praticamente, ma anche in India ci sono queste cose qua. E sono delle capacità sensoriali che consentono a queste persone di, in un modo che io non riesco a spiegare fisicamente, ad avere queste situazioni di trance che li porta a sollevarsi e poi a vivere queste situazioni di benessere. È una cosa che anche Rocco Scordo prova con Tokaya in un atto d'amore, quando lui si vede fuori dal corpo, cioè vede se stesso che fa l'amore con Tokaya, ma lui è fuori dal suo corpo. L'estremo benessere che è l'estremo benessere, la sensazione della pace, diciamo, più completa. E in effetti Rocco rimane talmente conquistato, pur con tutte le contraddizioni di questo mondo, che nell'epilogo non si capisce se lui rimarrà a Rio Atrato o andrà via da lì. Però quello che si capisce sicuramente è che sulle rive di Rio Atrato ci aspettavano sorrisi che avrebbero rigenerato le nostre membra stanche, riscaldato per sempre i nostri cuori. Fu lì che capimmo i tormenti di Ulisse nell'isola di Circe. Fu lì che per molto tempo perdemmo la rotta della nostra Itaca,
ma su quei sorrisi si posarono le labbra, silenzi e parole che ci avrebbero resi immortali. Quindi questa è la conclusione bellissima di un romanzo che davvero fa sognare e che tocca, devo dire, tanti, tanti, tanti punti, tanti argomenti, anche molto seri, pur rimanendo sempre capace di far sognare. Questa è una dote che non hanno molti scrittori, e le faccio i miei complimenti, perché non molti scrittori italiani ce l'hanno molti scrittori latinoamericani. Mi siete che lei ha amato questa cultura. Io veramente la ringrazio, dottoressa, perché a parte che lei ha accentrato molti dei temi cruciali di questo romanzo, che voleva raccontare una storia, ma voleva dire pure qualche cosa, insomma, aveva la pretesa di dire qualche cosa e la poteva dire solo attraverso il romanzo. E la conclusione non c'è in questo libro. Il mio editore mi ha detto non chiuderlo. Facciamo il secondo. Non chiuderlo perché ci potrebbero essere sviluppi. Il secondo. In questo momento, diciamo, nella fase conclusiva, Rocco Scordo, poi vorrei dire perché si chiama Rocco Scordo. Rocco Scordo si trova praticamente tra le braccia di Circe. Sta bene, lasciamolo lì, diciamo, adesso. Prima o dopo si sveglierà, no? Lui comincia a sentire un tormento di dire me ne vorrei andare ma non riesco a tornare. Prima o dopo si sbloccherà come si sbloccò Ulisse. Tornando a Rocco Scordo, questo ci tengo a dirlo, Rocco Scordo è una doppia citazione. Rocco intanto viene da Cinque Frondi. Rocco è un nome molto diffuso nella provincia di Reggio Calabria, quindi è molto calabrese come nome. Scordo è la citazione di una famosa poesia di Buttitta che si intitola L'Utreno di Rusuli, che poi fu musicata dal nostro Tello Profazio, che racconta praticamente la storia di Rosa Scordo che va verso il marito che si chiama Turi Scordo, che lavorava, affronta questo viaggio da Mazzarino verso il Belgio, e durante il viaggio apprende la notizia della tragedia di Marcinelle, dell'esplosione della miniera dove persero la vita tanti meridionali. E quindi è una citazione doverosa a questa tragedia che io ho vissuto sempre con grande commozione, anche adesso che ne parlo non riesco a trattenere l'emozione, e sapendo anche da dove arriva, ecco qui i famosi ferri dei carabinieri, no? da cui scappava Rocco a vendere il nostro sudore, le nostre braccia, di noi meridionali, fu De Gasperi, che scambiò il lavoro di noi meridionali con il carbone che doveva venire dal Belgio per alimentare le industrie del nord. Queste cose non è che io voglio sciogliere l'Italia, però noi da meridionale ogni tanto ce lo dobbiamo ricordare e le dobbiamo pure rivendicare queste cose, questi torti che abbiamo subito. Sì, è la storia di un popolo oppresso in un certo senso che ancora non si è liberato e che forse adesso è giunto il momento e anche la formazione affinché prenda coscienza che credendo nella propria autodeterminazione potrà anche superare i blocchi atavici che ci hanno portato a emigrare. Lei dice qua manca la classe dirigente. Sì, in realtà la nostra migliore classe dirigente è andata via. Chi rimane qua di solito lo fa o perché ha la fortuna di trovare un posto statale o perché fuori non riuscirebbe a trovare fortuna. Quindi è abbastanza triste, ma è così. È difficile scommettere sul futuro di un territorio che in realtà ancora non è riuscita a trovarlo la propria via verso il futuro, verso lo sviluppo. Faccio un paragone, vediamo se riesco a dare un'idea fisica di questa difficoltà.
immaginate di dover correre sulla sabbia. Sulla sabbia si fa fatica a correre, no? Si affondano i piedi. Ecco, noi in Calabria corriamo sulla sabbia. Se noi invece andiamo all'estero, molto spesso i calabresi si affermano perché sono abituati a correre sulla sabbia, ma lì corrono sul velluto, perché non hanno questi impedimenti. E questa è la differenza, proprio il senso fisico della difficoltà. Non so se sono riuscito a dare l'immagine. No, perfettamente condivido. Io da anni lavoro in Europa e devo dire che lavoro bene in Europa. Lavoro poco e male in Calabria. E questa è una cosa che io con me, anche molti giovani di qualche tempo fa, ma anche molti giovani di oggi, tastano quotidianamente. Appena riusciamo a uscire da qui, veniamo ascoltati, c'è chi scommette sulle nostre idee, anche su quelli che sono i nostri sogni, le nostre anche spesso le fantasie. Quando torniamo qui ci si scontra con una realtà che ha paura di esplodere, rimane implosa, rimane chiusa e questo ci blocca. Quindi sono sicura che comunque i giovani, più giovani di me, avranno altro futuro e spero che lo abbiano anche qui. È per questo che io invito tutti coloro che sono qui a continuare a leggere, a sognare e soprattutto a scommettere sul fatto che dal sud non è per forza si debba partire per non tornare, ma si deve partire per ritornare e costruire qui. Ed è quello che molti di noi hanno fatto, io l'ho fatto, molti ragazzi lo fanno, molti giovani padri di famiglia lo fanno e mi auguro che lo si faccia sempre di più, che si vada fuori e si porti qui quanto di meglio si impara fuori da qua. Proviamo a dare la parola al pubblico. Posso fare? Prego. Io adesso ci scherzo perché abbiamo scoperto che la spirulina può sostituire il Viagra, no? Adesso che tu dici di contro l'impotenza, quindi potresti anche pensare. I cinesi l'hanno già fatto. Vabbè, quindi possiamo. No, ma... No, dicevo, io riflettevo su un fatto, ci sono tante cose da dire, quindi vista l'ora. No, la cosa che mi è sorpreso, le figure femminili, no, che sono tutte, ma anche quelle maschili, sono poi trattate con umanità veramente, quindi anche la donna Sofia, se non sbaglio, la donna Sofia è il nome, no? Perché l'ho detto. Sì, c'è più, no, la Tocaia c'era poi l'altra. Vabbè, lui poi le donne ci girava spesso, non è che era santo, no? Non era. Al contrario, erano le donne che giravano così. Sì, però anche lui ne approfittava. Vabbè. Però la cosa strana è che tu hai le donne femminili, la maggioranza sono poi prostitute, non senso, compresa la Tocaia, no? Gli uomini sono maschi, poi alla fine anche il travestito, l'invertito, no? Nel senso che c'è anche questo. Sono forti, sono potenti, quindi hai questo strano rapporto in cui le donne, vabbè, sono anche amorevoli, affettuose, però sono prostitute, no? Alla fine non ci sono figure che non siano prostitute in questo libro. Mentre gli uomini, ma loro sono degli stronzi, cattivi, sparano, però sono forti. Quindi c'è questa cosa, le donne sono quelle che sono più forti, alla fine quelle che trovi sono le più forti, perché sono quelle che comandano, la donna Sofia che gestisce i traffici, e poi ci sono queste figure. Voglio dire una cosa. Ma mi sembra che questo qui si può ambientare in Calabria, o sbaglio? Ama e ridi se amor risponde. Piangi forte se non ti sente. Dai diamanti non nasce niente, dalle dame nascono i fiori. Questa è la risposta. Andiamo. Bravo. Bella, bella la risposta, e in realtà ama le canzoni italiane il nostro autore, perché ricorrono spesso anche nel libro, sì, accompagnano anche alcune pagine, i versi di molti cantautori, da De Gregori a Vecchioni, sì, ritornano. Abbiamo altri interventi, domande, curiosità? Sì,
perché l'ha scritto in prima persona il libro. E vabbè, quello non lo potevo dire perché io. Perché questa scelta? Mi è venuto così, non ho scelto, non è che lo volevo... Non è una scelta. No, cioè, mi è venuto così, l'ho scritto così, giuro, però. Ah, oh, quindi è stata un'ispirazione, una... come dire? Sì. Come una magia che è nata. Esattamente, cioè... Quando lo scrivevo le immagini scorrevano nella mente e io ovviamente mi immedesimavo in questo personaggio che vedeva questo, poi vedeva quello, poi vedeva quell'altro e lo raccontavo esattamente come mi si... Infatti questo libro non ha avuto che pochissime revisioni solo dal punto di vista ortografico perché è rimasto così tale e quale dal primo momento in cui è stato conosciuto. È nato da... È sgorgato. È sgorgato, sì. Ok, questo era la... Volevo saperlo. Ecco, così. Devi dirgli cosa c'è di lui. Infatti viene il dubbio che sia un romanzo autobiografico, però lo abbiamo capito all'inizio. C'è qualcosa, ma non è in realtà autobiografico. Se fosse autobiografico non lo negherei. Primo. Secondo, diciamo questo, che molti di questi personaggi o simili o caratterizzati così, io li ho incontrati. Diciamo una buona parte. I luoghi sono luoghi che io ho visitato, che ho conosciuto per motivi di lavoro. E poi c'è la storia invece parte proprio per... è il romanzo. Per la fantasia. C'è un'altra domanda. Signor Coluccio, il nostro professore. Più che domande, io volevo fare i complimenti, perché veramente questa sera mi avete dato delle emozioni. Lei, come professionista, sinceramente sono rimasto sorpreso, e lui per la semplicità, per l'umanità, per l'esperienza di vita e per la sintesi. Bravi. Grazie. Grazie. Un'altra cosa, io da donna, so che tocco un punto che farà sorridere, ma questi maci italiani, che praticamente sono dei grandi amatori, come giustamente lei ha detto, sono le donne a rincontrarli e a correre dietro a Rocco, non come farebbero con Agustin, perché non ha lo stesso charme, non è un amatore come Rocco. Questi uomini calabresi in realtà all'estero sono così ricercati? Allora, vi racconto una cosa. Che siamo calabresi, ma anche italiani in genere, all'estero si accorgono subito. Perché guardano tutto, guardano in giro. E purtroppo c'è un motivo, cioè abbiamo un difetto, che cominciamo a guardare, no? Come passano, e subito dice, è italiano, è così. Quindi diciamo che noi siamo riconoscibilissimi all'estero, perché siamo gli unici, gli unici che si girano quando vedono una bella donna. Ma diciamo che noi non sempre si fa in maniera morbosa, questa cosa, quando uno è attratto dal bello, è attratto dal bello. Mi autoassolvo, come Rocco. Allora, intanto comincio col dire che le domande che ti dovevo porre sono già state poste, sono già state chiarite. Sì, ne posso fare un'altra. A quando il tuo prossimo libro? No. Non lo so, questa è veramente una domanda a cui non so rispondere. Credo che vorrei tanto che invece adesso si conoscesse questa storia e poi anche dalle reazioni, dai feedback che ho in queste serate, potrebbe nascere l'idea di come continuare. Potrebbe continuare. Proposte per trasformarlo in film ne hai ricevute? Qualcuno mi ha chiamato, ma voglio dire, questo per me sarebbe veramente troppo. Vabbè, però comunque ci sono le premesse. Perché c'è l'interesse perché sembra che qualcuno mi ha detto che la scenografia di questa ambientazione di questo film non dovrebbe essere difficile e poi dovrebbe essere una storia che scorre abbastanza con ritmi anche utili a cinematograficamente parlando. Se non ci sono altre domande dal pubblico, io mi tenderei alle conclusioni. Ci sono altre domande?
Va bene, allora questa sera qua nella zona ionica ci sono tanti eventi in contemporanea e quindi praticamente teniamo conto di questo aspetto, magari per riproporre quest'opera che secondo me è significativa. L'altra cosa che volevo sottolineare, se voi notate nelle diverse serate che abbiamo presentate finora, c'è un filo conduttore che unisce tutte le serate e che praticamente il filo conduttore è l'analisi sociale di questa terra e di noi. Ieri l'abbiamo vista con Deramo, avantieri l'abbiamo vista con l'altro autore, La Calabria non è la Calabria. Stasera la vediamo con questo testo di Odisseo di Rio Aratro. E questo perché? Perché alla fine è da noi che bisogna partire. Aspettare che altri vengano a tirare fuori le nostre castagne dal fuoco, diciamo, è qualcosa di impensabile. Quindi noi continuiamo a seminare sapendo che prima o poi qualche cosa verrà fuori. Dicevo qualche sera fa che per formare una classe dirigente ci vogliono 40 anni. Bene, si stanno compiendo i 40 anni e si comincia a vedere qualcosa. Io vi invito a venire domani sera, sempre alla solita ora. Domani sera partiremo dall'estremo lembo della Calabria sul Mar Ionio per fare la circumnavigazione e arrivare sull'altro estremo Mar Tirreno facendo tappa sui fari della Calabria. Il libro che presenteremo domani sarà uno spaccato fotografico dell'intera Calabria, che è la bellezza mozzafiato, dove si rimane con la bocca aperta. Uno guarda, pensa di dover andare lontano a cercare luoghi magnifici, mentre invece ce li ha sotto il naso. Come stiamo scoprendo in questi giorni, la Calabria è ricca di punti significativi. E quindi domani faremo un'altra tappa. Grazie Francesco e grazie alla nostra conduttrice della serata. Grazie di cuore veramente. Grazie a tutti. Grazie a voi e una buona serata. Arrivederci domani.